credo che questa sia la lingua che tutti possono parlare, perché il nostro Guido Monaco ci ha fornito di una lingua che è mondiale, e per questo io credo che si possa continuare a credere nei giovani, e spero di vederli grandi e musicisti. La Fondazione Monna Lisa continua così a sostenere l'orchestra sociale ed inclusiva Musica Sempre. L'anno scorso c'era da dare una mano per gli strumenti, quest'anno le magliette. Io credo che la collaborazione con Luca Provenzali sia proprio questa, essere vicini e fare il meglio di quello che possiamo fare per la musica. Un progetto dell'associazione Le Sette Note di Arezzo in collaborazione con CAM. Allora, questo è un progetto importante che nasce 5 anni fa e praticamente mette la musica come servizio sociale, come servizio educativo per i bambini dell'età della fascia elementare. Quindi offriamo gratuitamente, secondo diciamo una classifica ISEE, un servizio musicale aggregante che dura tutto l'anno, sono 25 lezioni, sono quasi 60 ore di musica, e diamo anche la possibilità di suonare gli strumenti come il violino, il violoncello e il flauto in maniera completamente gratuita. L'orchestra è uno strumento importante anche per la crescita dei bambini, perché imparano ad ascoltare, a essere ascoltati, ed è uno strumento quindi di integrazione più che di crescita proprio musicale, ma soprattutto della persona. E per questo ringraziamo la Fondazione Monna Lisa che ci è stata vicina, ma dobbiamo ringraziare anche la Regione Toscana, il Comune d'Arezzo e la Fondazione Guido d'Arezzo che ci ospita in questa bellissima Casa della Musica.